Tanto Filippone di Panni e ho 39 anni. E niente, cioè io ho tutto, non mi manca niente, proprio nulla mi manca. Però mi manca solo avere dei ragazzi per fare divertire, per farmi accompagnare un po' la mia vita, che non vedo niente, non ho nulla da. Anzi, vado dico, qui a Palmi c'era un gruppo di preghiere. Che hanno fatto in modo che io potessi non credere nelle sue parole. E alla fine non ho mai detto mai nulla, vieni con noi a mangiare la pizza, vieni con me a mangiare. Il comune di Palmi non ha mai, mai fatto una mano, proprio nulla, proprio io sono io però di me, ma poi siamo tutti uguali alla fine. I disabili non sono nulla in questo mondo italiano. Proprio niente a che fare con quello che tu vuoi dici in giro per te, con giro che tu vedi gente, no? E poi non sono nulla alla fine. Non mi fanno integrare nel sociale. No, siamo come una malattia, siamo come quando uno dice sì, ho il cancro, no? Però poi guarisce oggi, no? Io sono sempre ammalato, non ho mai guarito la mia malattia, ecco. Un appello che vuoi fare è che le istituzioni, la gente comune, l'associazione ti siano vicini, sia a te che altri tuoi. Sì, io vorrei fare qui, unire no, dei ragazzi per suonare, io ho anche una sala per suonare, ho tutto, no? Ho solo bisogno di casse, sai come fanno? E poi venire qua, suoniamo, mangiamo, cioè questo è il mio appello che voglio, che arriva a tutte le reti calabresi. Voglio fare un appello, che voi dovete far uscire i ragazzi disabili, non dovete avere vergogna, ma anzi, avere un cuore a dire lui ha bisogno, facciamolo andare da lui, perché lui è uguale a noi, ecco. Signora, lei è la mamma di Antonio, e suo figlio ci ha detto prima, ci sentiamo abbandonati, non hanno Vieni, vieni. via di aggregazione questi ragazzi. Perché? Perché ancora la gente non ha assolutamente capito che sono persone come tutti gli altri, anzi, avrebbero più bisogno di amore, di affetto, di avvicinamento, di essere nella società, di inserirsi nella società.